Buongiorno carissimo Arcivescovo, buongiorno signor Rettore, buongiorno a tutti voi. Sono Don Paolo Rota, i miei compagni mi conosceranno, sacerdote del 96, adesso sono responsabile della comunità pastorale Discepoli di Emmaus a Milano. Questa mia testimonianza, che sicuramente parla un po' della mia vita, quindi una testimonianza del cuore. In questa occasione così bella e importante ringrazio il Signore per la sua fedeltà e ringrazio di cuore il seminario per la ricchezza di doni che mi ha messo a disposizione nei tempi della formazione e che continua a mettere a disposizione nell'opera formativa e di ricerca teologica. Ringrazio di cuore anche tutti i miei compagni, che sono un dono scaturito dal cammino in seminario. Ci siamo conosciuti in seminario, prima non ci conoscevamo, gran parte di noi, forse tutti. A fasi alterne, mie e loro, voi, miei compagni, siete stati e siete un riferimento molto importante per la mia vita. Anche se a distanza, con nessuno di voi ho contatti frequenti, siete per me come uno specchio nel quale mi rileggo e mi guardo. Il vostro ministero ha un eco forte dentro di me. Vi penso sempre con grande affetto e stima. Racconto ora come testimonianza il Vangelo della vocazione nella vita quotidiana di un presbitero. Il titolo apre a molti scenari. Io ne scelgo uno. Il Vangelo e buona notizia. La buona notizia della vocazione, nata, cresciuta, sofferta, consolidata alla luce della parola di Dio, della persona del Signore Gesù resa viva in me dal suo Spirito. La buona notizia della parola di Dio che è bello, giusto e entusiasmante rileggere sempre nella Chiesa. Con 2000 anni di storia, questo dato mi emoziona molto. Possiamo, attraverso la Chiesa, far conto su ben 2000 anni di storia, che ci consegnano la parola, le vite dei santi e molto altro, come una buona notizia solida, luminosa, purificata. La buona notizia di aver ricevuto la proposta di fare discernimento, di vivere un percorso umano e spirituale, di ritrovarmi dopo 25 più 7 di seminario, 32 anni a ringraziare, perché questa mia vocazione è la mia pace. La buona notizia del parroco che mi ha introdotto alla vita di fede, del parroco che mi ha portato in seminario, degli educatori del seminario, dei padri spirituali e i sacerdoti che mi hanno offerto la misericordia e i cammini di crescita in questi 25 anni. La buona notizia della mia famiglia, che mi ha dato un cuore sereno, povero e grato. La buona notizia di tanta gente che ho conosciuto e che mi ha voluto bene, e alla quale io ho voluto bene, e mi ha insegnato a vivere, a voler bene, a credere, a servire la Chiesa e tanto altro. In questa buona notizia mi sento a casa. Mi sento a casa nella vita di Dio, alla sua presenza. Mi sento nella casa dove ci sono mio padre e mia madre che sono morti nel 2006 e nel 2009. Mi sento nella casa dove posso essere utile, nella Chiesa, a Milano, ovunque. Vivo ogni giorno nella consapevolezza che nella vocazione sacerdotale posso essere utile nell'economia di questa casa che è la famiglia umana. Ringrazio per la pace e l'armonia che abitano la mia mente, il mio cuore, tutte le volte che lascio che lo Spirito mi tenga alla presenza del Signore, nella sua casa, da figlio, alla presenza del Padre. L'intimità con il Signore che ho intuito poco dopo i 20 anni
e che ho custodito e approfondito in seminario, questo vivere alla presenza del risorto è il dialogo che mi fa sentire a casa, nel posto giusto, al momento giusto, ogni giorno, sempre. Poi ci sono state e ci saranno più dimore, ma la casa è una sola, la famiglia di Dio. Mi piace molto l'affresco dell'Annunciazione del Beato Angelico in San Marco a Firenze, dove la figura di Maria si confonde attraverso i colori con la parete della casa. La casa è una dimora, ma anche molto di più. Una casa che per certi versi rimane a me indisponibile. Non sono io che decido come, dove, quando, ma il Padre, l'origine della vita del figlio prodigo, di quello grande, in un certo senso di tutti i suoi figli. Una casa indisponibile alle mie manipolazioni. Nei miei tempi difficili è stata fedele a se stessa. È stata la mia conversione a farmela ritrovare bella, come sempre, accogliente, non disposta a piegarsi al male. Lo Spirito Santo è stato in me la permanente presenza del sapore della casa. Con molta discrezione e tenacia mi ha preservato dal peggio, mi ha accompagnato alla maturità e compagno fedele oggi in una stagione in cui ho la possibilità di offrire una buona e piena testimonianza. Sentirsi a casa, nella Chiesa, con l'appartenenza inviolabile al Papa e al Vescovo. La casa che oggi è il mondo intero. Oggi non lo scegliamo, la dimensione è pandemica. Mi piace molto sperare che come si è propagato il virus, così succeda per la nostra fraternità universale, il contagio di riconoscersi fratelli e sorelle. Io oggi posso essere la buona notizia di Dio in mezzo a tantissima gente, magari diversa e per fortuna diversa. Io per primo e ognuno di noi è così unico e diverso che non capisco e non accetto, nella pace, gli atteggiamenti di chiusura. Penso che veniamo da secoli di storia nella Chiesa che ha vissuto attorno al campanile. Non è colpa di nessuno. La vita era così. Ma la forza della Chiesa non era il campanile. Era, è e sarà il Signore Gesù. Vivendo l'appartenenza a più campanili, a più dimore, la casa rimane comunque unica. Lo dico anche alla luce dell'esperienza che vivo ora nella comunità pastorale Discepoli di Emmaus a Milano e che ho vissuto per 9 anni nella comunità pastorale di Settimo Milanese. Cerco come riesco e come devo di vivere la Chiesa dalle genti. Avevamo iniziato in parrocchia nel 2018 un percorso di ascolto popolare della parola, da ascoltare nei condomini. La pandemia ci ha chiusi in casa, ma non vedo l'ora di tornare nei cortili. Penso che noi preti abbiamo l'opportunità di essere la presenza visibile, concreta della Chiesa in mezzo alle case. Cosa buona al Ministero degli Interni, lo chiamo così, Consiglio Pastorale, tutte le strutture. Tuttavia, non posso accettare di non portare la buona notizia che mi ha salvato oltre il sagrato. Portare il Vangelo ad altri che stanno soffrendo tanto e magari si stanno rovinando, cercando una casa che hanno già dentro di loro. Non resisto a non suggerirgli con discrezione ma con tenacia il Vangelo e la Chiesa. Dunque una casa da riconoscere e non da costruire. Chiedo a me stesso un cuore puro e il termometro della gioia. Il cuore puro per riconoscere la gloria di Dio in cielo e in terra. La gioia che quando non c'è in me
significa che ho chiuso il mio cuore all'azione dello Spirito. In qualche passaggio della mia vita, questa chiusura ha rischiato di farmi morire spiritualmente, di buttare via me stesso e il mio futuro. Però, per grazia di Dio, sono quello che sono, con modestia chiaramente, ancora un sacerdote, felice, grato e con tanto bene ricevuto e da poter regalare. Grazie.